Allora, buongiorno iniziamo oggi, anzitutto una conferma di quanto anticipato la scorsa settimana. Le 12 ore di codocenza con insegnamento di filosofia politica con la professoressa Tarantino si terranno a partire dal 10 novembre. Mercoledì 10 novembre, il mercoledì dalle 11 alle 13. L'aula dovrebbe essere il laboratorio didattico B3 o una cosa del genere, comunque ve lo confermerò. Saranno 12 ore, quindi essenzialmente il mese di novembre più due mercoledì di dicembre, termineremo prima delle vacanze di Natale, dedicate particolarmente all'analisi di Rousseau. Discorso sull'origine dell'eguaglianza, soprattutto, ovviamente, e Emilio, soprattutto, ovviamente. Ci divideremo il lavoro nel senso che la professoressa, in quanto docente di filosofia politica, insisterà più sul discorso sull'origine dell'eguaglianza, io insisterò più sull'Emilio, ma essenzialmente i testi saranno di riferimento, saranno comunque quelli. Questa è la cosa che vi voglio comunicare. Invece, tornando all'aspetto più generale dell'illuminismo, oggi inizierò a, non a parlare, a integrare le ultime lezioni con altri aspetti riguardanti sempre il rapporto dell'illuminismo con la storia, o meglio ancora, il rapporto dell'illuminismo con le proprie origini storiche più vicine e con la storia più antica. In fin dei conti, abbiamo lungamente discusso nelle lezioni precedenti sul rapporto dell'illuminismo, al plurale anche gli illuminismi, con la religione, meglio ancora con le varie chiese, con l'idea di religione, con la religione come costruzione sociale, culturale, da una parte, ma altresì la religione come primo momento, in fin dei conti, di emersione, potremmo dire, dallo stato di ferinità, dallo stato di estrema primitività dell'uomo, in direzione del mondo culturale, della società e così via. La religione è spesso stata individuata come la prima fase di questo ingresso dell'uomo in società. Ho accennato a Vico, ho parlato di Hume, essenzialmente lo studio del fenomeno religioso anche nelle società più antiche, sia dal punto di vista, potremmo dire, dello storico, del filologo, degli studiosi dell'antica Europa, sia da un punto di vista comparativista con le cosiddette civiltà del nuovo mondo che venivano pensate come arretrate, buono o cattivo selvaggio, poco conta, sempre selvaggio è, essenzialmente, cioè sempre in uno stato che precede la civilizzazione. E fra un attimo mi soffermerò proprio sul termine civilizzazione. Bene, riflettere sulla religione, riflettere sullo statuto della religione significa anche riflettere sull'origine della società e quindi sulla propria storia. Ovviamente riflettere sulla propria storia può avvenire anche attraverso altri aspetti. Per esempio, vedremo il rapporto con la storia della filosofia, in particolare con la filosofia antica, per esempio il rapporto con i propri predecessori più immediati, con i cosiddetti libertini, con il movimento libertino, che fu un movimento, diciamo che storiograficamente è un movimento che viene definito come movimento filosofico più o meno radicale del Seicento. Che sia effettivamente esistito un movimento libertino coeso, coerente al proprio interno, beh, non è certo.
nel senso che abbiamo a che fare per lo più con alcuni, molti, pochi, ovviamente sul punto, alcuni autori anche piuttosto importanti, che però non hanno costituito davvero una specie di scuola, potremmo dire, un partito. Allora, in Francia a un certo punto si comincerà a parlare di partito dei filosofi. Perché? Perché al di là delle divergenze, anche piuttosto rilevanti, che c'erano tra le varie personalità, tra Voltaire, Rousseau, D'Holbach, Diderot, Turgot e così via, venivano tutti accomunati all'interno di una visione, non delle dottrine, ma del ruolo che l'intellettuale, del ruolo che il filosofo doveva assumere nella società. Essenzialmente, già detto, un ruolo fortemente attivo nella lotta per sconfiggere le ingiustizie, la povertà, le superstizioni e così via, per combattere e garantire il progresso dello spirito umano, quindi del genere umano, in un processo di civilizzazione. Ora, perché questo termine civilizzazione? In francese civilisation. Civiltà sarebbe, semplicemente, un processo potremmo dire di incivilimento. In realtà, a un certo punto, tra fine 800 e inizio 900, soprattutto in area germanica, nell'area della filosofia tedesca, si è contrapposto al processo di civilizzazione, civilisation, con un calco tedesco di civilisation, che preso direttamente dal francese, si è contrapposto a questo processo il termine cultura, dove la distinzione che viene fatta, e questa è una distinzione, attenzione, che si comincia a fare in chiave polemica nei confronti dell'illuminismo e della tradizione illuminista. La distinzione che viene fatta partendo, per esempio, soprattutto da alcuni grandi autori tedeschi, Herder, Hegel, Fichte, Jacobi, Elderlin, ma anche per dire da un autore come Rousseau, e vedremo presto perché, la contrapposizione è tra una cultura che è interessata, potremmo dire, soprattutto allo sviluppo morale dell'uomo, quindi allo sviluppo spirituale dell'individuo e del genere umano, contro una civiltà materiale. La civilisation, cioè francese, sarebbe così interessata, particolarmente interessata, specificamente più interessata al progresso materiale delle civiltà e del genere umano. Quindi di lì l'attenzione al tema della disuguaglianza, alla lotta contro la miseria, l'attenzione al progresso tecnico, l'insistenza sul concetto di sviluppo, l'insistenza su tutta una serie di questioni riguardanti anche l'economia politica, non solo, ma anche l'economia politica, e qui la cultura francese sarebbe prossima, pericolosamente vicina, secondo alcuni, a quella inglese, Adam Smith, David Hume, fino a Ricardo, la nascita dell'economia politica e così via, e a quelle correnti filosofiche inglesi che saranno l'origine del cosiddetto utilitarismo. Il termine utilitarismo vale per quel che riguarda la filosofia moderna, per indicare anche qui non tanto una scuola, ma alcuni importanti pensatori, ne cito due che sono tra i più importanti, per il Settecento Jeremy Bentham e per l'Ottocento John Stuart Mill, entrambi filosofi di un certo,
notevole, John Stuart Mill di un notevolissimo rilievo, Jeremy Bentham neanche scherzava. John Stuart Mill, importante pensatore per quel che riguarda la filosofia politica, anche le riflessioni sull'educazione, la logica, la teoria della conoscenza, l'etica. Jeremy Bentham, ricordato soprattutto per il suo contributo al dibattito sul diritto penale e soprattutto oggi per quel che riguarda l'invenzione del cosiddetto panopticon, quindi sulla sua visione delle carceri, ma non solo delle carceri. Cos'è il panopticon? Il panopticon era in Bentham un carcere di forma circolare, ogni cella era singola, quindi aveva un solo ospite, con due finestre che in qualche modo permettevano di entrare, una davanti potremmo dire e una dietro, così che la luce entri, e al centro di questo carcere c'era una torretta con un unico guardiano, vigilante, che poteva osservare ininterrottamente i prigionieri che erano totalmente esposti allo sguardo del vigilante. Il panoptismo è quella visione, se ci pensate anche fin dei conti, per esempio, degli edifici, della totale trasparenza, la perfetta visibilità. Bentham teorizzava questa forma di carcere, che poi è stata parzialmente realizzata, ma non solo, ma oggi il tema del panoptismo è un tema su cui si riflette continuamente. Pensate semplicemente alla preponderanza, per dire, nell'ambito anche della vita pubblica, nel senso della vita che noi trascorriamo in luoghi pubblici, della presenza di telecamere, o della perenne tracciabilità dei nostri dati. Noi siamo perfettamente e totalmente trasparenti a che cosa? A chi? Chi è che non semplicemente possiede, ma utilizza i nostri dati? Noi siamo perennemente profilati. Insomma, un'esperienza questa che avete fatto tutti quanti voi, in fin dei conti. Nel momento in cui visitate per una prima volta un qualsiasi sito di qualsiasi genere, vi arriva poi la pubblicità riguardante la possibilità di acquistare prodotti di quel sito. O anche se fate una passeggiata in città, vi arriva immediatamente la richiesta sul cellulare: sei stato in questo luogo? Valuta, cosa devo valutare? Sono passato avanti. Perché devo valutare? Che richiesta è quella che viene fatta? È una richiesta di profilazione di chi? Del negozio davanti a cui sono passato o di me che invece contribuisco apparentemente a dare una valutazione a qualcun altro, ma così facendo fornisco dati su di me? Il panottismo era nato con Bentham come strumento di, non mi piace il termine conversione, perché la conversione ha una valenza religiosa che in Bentham non c'è. Di recupero, potremmo dire, neanche questo è un termine che mi piace molto, ma utilizziamolo, di riabilitazione, di reintegro dei criminali alla vita civile e sociale. Come avviene questo? Ovviamente ci sono strategie tipo il lavoro, che già viene pensato come strumento essenziale. Contemporaneamente, però, il tema bentamiano si concentra poi sul fatto di essere visti. Io che so che posso essere visto in qualsiasi momento, 24 ore su 24, da un guardiano che non posso vedere. Non conta il fatto che lui mi stia fattivamente osservando, conta il fatto che mi può osservare in un qualsiasi momento, io non lo so se lo fa o no. Quindi
Cosa posso fare? Come posso comportarmi? Devo partire dal presupposto che egli mi stia continuamente osservando. Questo mi costringe, dice Bentham, a una sorta di esame di coscienza. Mi costringe a imparare a controllare i miei gesti, i miei movimenti, perfino i miei pensieri, perché i pensieri si rivelano negli atti. E costringendomi a questo continuo controllo di me, questa perenne autosorveglianza, il passo successivo è quello di ripensare al motivo per cui sono finito in prigione, quindi di nuovo un vero e proprio esame di coscienza e di autocoscienza, e giungere a quella forma di pentimento laico che mi permetterà, una volta uscito di prigione, se uscirò di prigione a seconda del crimine compiuto, ma anche, guardate, questo vale anche se non dovessi mai uscire di prigione, il recupero alla vita civile, non so, non è alla vita associata. Non è solo un recupero che avviene mediante la partecipazione attiva al commercio con gli altri uomini. Nel Settecento il termine commercio era un termine molto utilizzato, un termine bellissimo, perché non indica semplicemente l'atto della compravendita, ma indica la relazione. Indica il fatto che io sono continuamente coinvolto in una relazione con gli altri. Non solo gli altri come individui, come singoli, ma gli altri in quanto società, in quanto comunità. Bene, io posso mantenere questo commercio con l'umanità anche se resto in prigione tutta la vita, magari mediante il lavoro, ad esempio, ci sono queste possibilità. Questo processo benthamiano di recupero, tra virgolette, mediante proprio la forza dell'assoluta trasparenza, io non ho nulla che mi permetta di nascondermi. Allo sguardo, Foucault diceva del potere, io sono totalmente esposto a un potere che io non colgo, che io non vedo, ma che so che c'è. Questo processo, dicevo, è stato poi un percorso molto lungo, trasferito in vari altri ambiti, dalla scuola all'esercito alla fabbrica e così via, e oggi questo è uno dei temi centrali della nostra vita in Occidente, il panottismo e i pericoli del panottismo e i limiti anche. Non è solo, attenzione, la questione del rapporto tra pubblico e privato, non è solo la questione, sia pur rilevante, dei dati personali e dell'uso che possono farne alcune aziende o lo Stato. È una questione di riflessione, potremmo dire, sull'antropologia. Una questione di riflessione su che cosa significhi essere oggi esseri umani. Tutta la riflessione sulla influenzabilità dell'uomo da parte del mondo esterno, la riflessione che nell'Illuminismo Bentham, Helvétius, Rousseau, Condillac, Diderot, per rimanere in ambito francese, ma sono moltissimi, fanno sul ruolo che la società ha nella costruzione di quel secondo costume che è la vita morale. Cos'è? Perché dico secondo costume? Intendo non soltanto la consuetudine, l'abitudine, il costume, ciò che noi siamo accostumati a fare perché magari viviamo, cresciamo in una famiglia di un certo tipo e quindi prendiamo alcune abitudini senza rifletterci come naturali. E non sto più a insistere sulla distinzione tra natura e cultura, abbiamo già capito. Ma c'è un secondo costume, che è quello che noi ci cuciamo addosso, indossiamo, adattiamo
passando dalla sfera, fra virgolette, privata della famiglia alla sfera pubblica della società. Ed è un secondo costume che in parte coincide col primo. Ci sono alcune cose disdicevoli a casa che sono disdicevoli anche fuori. Non è quello il punto. Ce ne sono altri invece che semplicemente sono permesse per dire a casa e fuori non sono tollerate, a seconda dei vari contesti. Guadagnarsi questo secondo costume, che ha una sorta di feedback, di retroazione anche sul primo, tutti voi avete attraversato, come tutti noi, come tutti i nostri genitori, una fase della nostra vita di ribellione ai genitori. E come si manifestava spesso questa ribellione ai genitori? Molto banalmente, pretendendo di far entrare in dinamiche che erano intrafamiliari, prospettive, interessi, atteggiamenti, comportamenti che erano extrafamiliari. Io con gli amici, perché queste cose posso, io di certe cose voglio parlare solo con gli amici e non con i miei genitori. Perché? Perché dividere così nettamente gli ambiti? È il passaggio appunto da un mondo a un altro. La società ha, diceva il Vettius, proprio dal punto di vista della sensibilità, in questo senso, una potenza plasmatrice formidabile nei confronti dell'uomo. Di nuovo, ne parleremo poi con Rousseau, in particolare quando affronteremo l'Emilio, ma tutto il pensiero rousseauiano, nel momento in cui parte dal presupposto che l'uomo nasce buono, ma è corrotto dalla società, riconosce questa potenza alla vita sociale, alla vita comunitaria, allo sguardo degli altri. Bene, questo tema dell'influenzabilità dell'essere umano da parte dell'ambiente, notate, ho usato questa espressione, ambiente, quando di lì a pochi decenni, perché Lamarck pubblicherà la sua filosofia zoologica, cioè la prima opera di biologia, in cui per la prima volta verrà teorizzata la selezione naturale. Poco conta che nella prospettiva di Lamarck i caratteri acquisiti diventino ereditari, mentre poi Darwin dimostrerà che così non è. Ricordate tutta la questione per cui una giraffa allunga il collo per mangiare, i figli mantengono questa peculiarità che il corpo ha acquisito esercitandosi nella propria vita. Questo non funzionava. Ma cos'è che diventa rilevante, davvero rilevante in Lamarck? E poi in Cuvier, e poi in Darwin e così via. L'idea che l'ambiente non sia assolutamente neutro, ma eserciti una pressione selettiva. Una pressione selettiva non semplicemente sull'individuo, ma sulla specie. Beh, questo elemento cardine della filosofia scientifica di Lamarck, di Cuvier e di Darwin, è figlio di quest'idea molto illuminista dell'ambiente come trasformativo rispetto all'essere vivente, non solo rispetto all'essere umano, ma al vivente che può modificarsi. Questo in ambito, potremmo dire, delle scienze della vita, in ambito invece antropologico c'è tutto il tema appunto della educazione in senso lato. Per cui il tema che nasce nel Settecento della trasformabilità, o se preferite della educabilità, della formabilità, potremmo quasi dire, dell'essere umano, beh, giunge fino ad oggi, per quel che riguarda, per esempio, non solo la psicologia comportamentista, ma tutti quegli studi che analizzano come noi si sia costruiti, non semplicemente influenzati, ma secondo alcuni
costruiti e determinati artificialmente attraverso una serie di strategie comunicative. Rendete conto appunto come il tema del panottismo diventa essenziale. Utilitarismo, dicevo il Bentham, penso Armini. Qual è l'elemento caratterizzante? L'elemento caratterizzante di questa prospettiva filosofica, presente per esempio in qualche maniera anche nell'Helvétius, che Rousseau rifiuterà categoricamente, è l'attribuzione del valore morale di bene e male, giusto e ingiusto, eccetera, sulla base, potremmo dire, di una sorta di calcolo molto meno sciocco di quanto si creda, ma comunque presente, dell'utilità. Si dice, semplifichiamo, la massima felicità per il massimo numero possibile. Che cos'è che rende felici però? Ognuno di noi diventa felice sulla base delle proprie predilezioni. Ciò nonostante possiamo altresì dire che il benessere sociale è garantito, per esempio, dall'assenza o la quasi assenza della povertà, dall'assenza o riduzione ai minimi termini della malattia. Cioè, lavorare e pensare in questi termini significa cominciare a fare scienza, potremmo dire, sociale. Quindi sì, io posso essere più felice se mi si dà l'opportunità di, non lo so, cantare tutte le volte che voglio, anche se sono stonato. Finché non do fastidio, nulla me lo può impedire, nulla me lo impedisce, la posso fare. Ma questo, come dire, è una prospettiva in cui eventualmente la società non ha motivo di intervenire. Mentre la costruzione sociale deve lavorare nel garantirmi la possibilità di curarmi nel caso in cui io mi ammali, la possibilità di nutrirmi, ovvero quindi mi garantisca il lavoro, mi garantisca strumenti per combattere la miseria. Attenzione, non sto dicendo che qui abbiamo a che fare con prospettive, tra virgolette, assistenzialiste, anche il concetto di assistenzialismo non è questo il punto. Semmai erano molto più prossime alcune prospettive cristiane precedenti. Sto dicendo che si comincia a pensare il mondo umano come un mondo, l'ho già detto l'altra volta, in cui sono possibili dei cambiamenti, dei miglioramenti, delle trasformazioni. Quindi, quando parliamo di civilizzazione, quando si parla di progresso materiale, si intende anzitutto questo. C'era un'idea della storia altresì dietro questa prospettiva. Adam Smith, tra gli altri, ma Smith forse è quello che con maggiore acutezza elabora questo modello, teorizzava la storia dell'uomo. Attenzione, storia dell'uomo, quindi tutti gli uomini, tutte le società umane dovevano o avrebbero dovuto percorrere questa strada, divisa, come dire, in quattro stadi. I quattro stadi erano non dettati, per esempio, dall'organizzazione politica. Quindi non abbiamo più quella prospettiva che apparteneva ancora a un Machiavelli, che apparteneva a una certa filosofia antica, lo vedremo meglio, per cui tutte le città, tutti gli stati nascono come monarchie, poi diventano oligarchie, poi diventano tirannidi e quindi aristocrazie, eccetera, eccetera, e poi si ricomincia da capo. L'organizzazione politica è un aspetto secondario. Smith pone maggiore attenzione al mondo economico, agli aspetti lavorativi, alla divisione del lavoro. E dice che tutte le società umane iniziano
come società di cacciatori e raccoglitori. Quindi questa è la forma più antica di società, che significa che nel momento in cui, con le scoperte del nuovo mondo e così via, gli europei incontrano popolazioni di cacciatori e raccoglitori, queste popolazioni sono ancora a livello, come dire, più originario, più prossimo allo stato di natura. Poi, nella prospettiva di Smith, che è una prospettiva che avrà lungo corso, nel senso che guiderà gli studi per i successivi 300 anni, nella prospettiva di Smith si passa alla fase successiva perché? Perché è faticosa quella vita. La vita del cacciatore è una vita molto faticosa, una vita molto difficoltosa. Piuttosto che passare giornate a dare la caccia agli animali, è meglio allevarli. E di qui abbiamo la pastorizia. La fase ulteriormente successiva è l'agricoltura, che è in qualche modo espressione, se ci riflettete un attimo, di un pensiero razionale molto elevato. Perché l'agricoltura, fare agricoltura, significa avere un'idea di progetto, di prospettive di lungo corso, di lungo termine, capacità di previsione per quel che riguarda le stagioni, comprendere gestione del tempo. Perché sappiamo benissimo, se dico se io vado a caccia, ci sta che riesca a trovare un cervo, quello lo posso mangiare subito. Ma se io semino nel grano, prima che il grano diventi commestibile, non solo deve passare molto tempo, ma necessita di ulteriore lavorazione. Ancor più se ci riflettete se decide di seminare alberi da frutto e così via. Ma ricordatevi altresì, e qui se ci riflettete pensate immediatamente anche a Rousseau, l'agricoltura comporta anche la trasformazione del terreno. Molto banalmente, devo disboscare alcuni punti per renderlo coltivabile, dividere il terreno in punti in cui coltivo determinate cose, dall'altro in cui coltivo altro. È una prima forma di applicazione della geometria al mondo fisico. Quindi è una forma di civiltà molto raffinata, che viene, nella prospettiva di Smith e non solo, riconosciuto come un momento di crisi importantissima nella storia dell'uomo. Scusate, domanda banalissima. Questo già nel Settecento cominciavano appunto a fare questi studi. Antico Testamento, Caino e Abele, uccisione di Abele da parte di Caino. Perché Caino uccide Abele? Perché capisce bene. Comunque, se andiamo al testo, Dio apprezza molto i doni di Abele, mentre non guarda con particolare interesse i doni di Caino. Entrambi offrono i prodotti, il proprio lavoro, il sacrificio a Dio, ma Dio apprezza gli uni mentre non apprezza gli altri. Chi di voi si ricorda quali erano i doni offerti a Abele e quali erano i doni offerti a Caino? Abele offriva in sacrificio gli animali che gli allevava, li uccideva e li offriva in sacrificio. Caino offriva in sacrificio i frutti delle piante che egli coltivava. Non la risolviamo dal punto di vista morale, nel senso che noi attribuiamo l'idea di uccisione di animali al cattivo dei due, quindi ci aspetteremmo di più che sia Caino a uccidere gli animali, un atto violento di per sé. Invece no, non è quello il problema. Ciò che miticamente viene narrato
nell'Antico Testamento è, nella prospettiva di Smith, potremmo dire una prospettiva studiosa anche dell'umanismo, nella prospettiva anche di molti antropologi, il conflitto fra due società. Una società eminentemente legata alla pastorizia e all'allevamento e nomade, di contro una società eminentemente legata all'agricoltura, in cui per esempio l'elemento del nomadismo sparisce, perché non si può coltivare terreno ad essere nomadi. E ovviamente tra nomadi e agricoltori il conflitto è inevitabile, perché il nomade è colui che non riconosce i confini, non distingue i confini tra un terreno coltivato e un altro, quindi per esempio con le gregge eccetera passa senza problemi e distrugge. L'agricoltore invece sui confini, su quell'assunto russoiano che dice questo pezzo di terra è mio, circondare un pezzo di terra e dire questo è mio, beh, ecco la nascita della vera agricoltura, non semplicemente la coltivazione di determinate piante o di un certo cibo, ma nell'imposizione di una razionalizzazione del terreno, del territorio. L'ultima fase, dice Smith, è quella del commercio, la fase più alta, la fase occidentale. Gli uomini non soltanto producono, ma vendono, si scambiano i beni, e con il commercio c'è la vera ricchezza. Questa era una prospettiva che Smith, che Montesquieu, che Voltaire, che Turgot, che appunto i maggiori pensatori francesi di fatto condividevano. Il punto qual è? Torniamo alla contrapposizione tra cultura e civiltà, tra cultura e civilizzazione. Che una cosa non esclude l'altra. Nel senso che questa distinzione che è stata fatta a un certo punto, che indiscutibilmente ha descritto un processo filosofico che a partire dall'illuminismo si è poi sviluppato nei secoli successivi, positivismo francese, non solo quello francese, quello tedesco, quello italiano, quello inglese, su cosa si fonda? Sul rifiuto di qualsiasi speculazione metafisica, si dice sempre sulla conoscenza dei fatti, e di lì poi l'idea di un progresso puramente materiale. Quello c'è, indiscutibilmente. Anche i movimenti socialisti dell'Ottocento hanno insistito moltissimo, ovviamente, sui progressi materiali. I progressi spirituali, morali, però, secondo questi autori, Rousseau no, vanno di pari passo con lo sviluppo delle scienze, con lo sviluppo dei saperi, con lo sviluppo della ricchezza, delle tecniche e così via, con il miglioramento delle condizioni materiali, potremmo dire. Rousseau no. Abbiamo già visto in più occasioni, Rousseau insiste nel dire che in realtà a un miglioramento delle condizioni materiali dell'essere umano ha corrisposto una degenerazione morale. Di nuovo, quindi, tornare alle origini della propria storia, diceva Rousseau, dicevano un po' tutti questi autori, nel doppio senso. Uno, quali sono le origini di questo secolo qui, 700? Noi siamo figli di chi? Figli prossimi, chi sono i nostri genitori? Beh, i nostri genitori sono Newton, cioè la rivoluzione scientifica, Descartes, Cartesio, la grande filosofia moderna che individua nell'uomo come essere pensante l'inizio di ogni certezza, di ogni processo di conoscenza. In Cartesio, Dio è creatore del cielo e della terra e garante di verità, e questo è un dato, cioè Cartesio non era ateo, questo è un dato. Ma
In un mondo in cui tutto sembra sfuggirmi di mano, in cui io me posso mettere in dubbio qualsiasi cosa, bene, questo mettere in dubbio qualsiasi cosa si deve fermare a un certo punto di fronte a una conoscenza che è assolutamente indubitabile, che io non posso mettere in discussione. Questa conoscenza qual è? Il fatto che io penso ed esisto. L'ego cogito, ne avete sicuramente sentito parlare. Io posso dubitare tutto, che voi esistiate. Posso immaginare che siate semplicemente i frutti dell'alcol che ho bevuto ieri sera. Oppure che viviamo davvero nel mondo di Matrix. O che ci sia un genio maligno che mi inganna. Posso ritenere di essere, in realtà Cartesio non lo diceva, lo dicevano voi, posso ritenere di essere folle. E di immaginarmi tutto, posso dubitare perfino, entro certa misura almeno, della mia corporeità, del mio corpo, perché io, in fin dei conti, che conoscenza ho del mio corpo? Se non una conoscenza indiretta. Come conosco il mio corpo? Attraverso la resistenza che il mondo esterno oppone al mio corpo. Io mi rendo conto di avere un corpo perché. Perché camminando sento del qualcosa sotto quelli che io chiamo piedi. Se picchio con la testa contro il muro mi faccio male, quindi mi rendo conto di avere qualcosa, di essere qualcosa. Ma vedete, è una conoscenza che paradossalmente passa per il mondo esterno. Io non mi sento, non intuisco il mio corpo. Bene, tutto questo in Cartesio viene dedotto poi da quella conoscenza originaria del fatto che io esisto come essere pensante e poi avrà una serie di conseguenze. Questo è un altro dei padri dell'illuminismo, cioè, attenzione, l'insistenza su quello che potremmo chiamare l'antropologia, sul ruolo fondamentale da attribuire all'essere umano come essere pensante, mettere l'uomo al centro, potremmo dire, della riflessione. Mettere l'essere vivente al centro della riflessione. L'uomo come un particolare essere vivente. Ma ho anche altri padri, per esempio i Libertini. Ne parleremo più tardi, ma essenzialmente chi erano i Libertini? Erano i pensatori eterodossi. Erano tutti quei pensatori che essenzialmente fingevano magari di rimanere fedeli alla religione cristiana, al pensiero, all'ortodossia culturale, filosofica, religiosa del Seicento, dopodiché nelle loro opere, spesso manoscritte, quantomeno di non amplissima divulgazione, o magari scritte, come dire, con un linguaggio fortemente allusivo, erano invece essenzialmente, che so, negatori dell'immortalità dell'anima, atei più o meno manifesti, contestatori dello status quo. Cioè l'elemento della critica ferocissima e lucidissima alla religione, alla politica, ai costumi, gli illuministi, gli ereditano dai Libertini. Prima ancora, i padri un po' più lontani sono i filosofi dell'antica Grecia. Allora, anche qua, perché specificare dell'antica Grecia? Perché in fin dei conti noi tutti pensiamo, sì, vabbè, la filosofia nasce in Grecia. E quindi perché insistere sul fatto che erano i filosofi dell'antica Grecia? Perché di nuovo, tra 6 e 700, quelli che erano allora gli studi sulla filosofia antica, più antica, spesso, facendo anche riferimento a studi sulla storia della teologia, storia delle religioni e dell'antica cultura ellenistica, facevano risalire la filosofia, per esempio, all'antichissima sapienza egiziana. Attenzione, già Platone, nelle sue opere, fa riferimento a questa sapienza. O all'antichissima sapienza ebraica.
confondendo di fatto volutamente saperi religiosi, una sapienza mitica, con il pensiero filosofico. Affermare, come fanno alcuni illuministi, che nonostante tutte le critiche si possono fare, la filosofia nasce in Grecia e nasce come sapere pubblico, significa tagliare nettamente il cordone ombelicale della filosofia come pensiero razionale da qualsiasi origine religiosa, da qualsiasi origine mitica. Cioè rivendicare un'autonomia del pensiero filosofico. Ma i filosofi hanno compiuto enormi errori, come tutti. Ma cos'è che avevano? Su questo, per esempio, insisterà molto D'Alembert, nello scritto nel discorso introduttivo all'enciclopedia, il discorso preliminare. Peculiarità degli antichi filosofi era la tolleranza. La tolleranza come elemento fondamentale del dibattito pubblico. Non sono gli anni in cui Voltaire scrive ancora il trattato sulla tolleranza, in cui ci sono problemi di intolleranza religiosa, in cui ci sono ancora violenti conflitti. Non è una maniera di dire. Tolleranza come elemento essenziale del dibattito razionale. Quindi, primo elemento, potremmo dire, la verità emerge dal dibattito. La verità non è qualcosa che si impone per via di autorità, ma è il risultato di un dibattito pubblico. Il dibattito, cioè, deve essere fatto, tra virgolette, in piena trasparenza. Di nuovo questa immagine. Tutti possono partecipare al dibattito scientifico una volta che ne hanno acquisite le competenze, ovviamente. Ma nessuno, in linea di principio, come possiamo dire, nessuno è escluso. Tutti possono studiare. Non c'è nessuno che, in quanto, fra virgolette, schiavo per natura, cioè incapace di intendere di volere, se non i malati, ma questo è un altro discorso, sono esclusi dall'ambito della discussione pubblica. Torneremo a questo a proposito di Rousseau, la democrazia. Rousseau è una democrazia in cui davvero tutti gli uomini, in realtà i maschi, però potenzialmente tutti gli esseri umani possono partecipare, proprio perché è la ragione, si esprime come esercizio pubblico. Va bene, interrompiamo qua, facciamo 10 minuti di pausa circa.